E diamo inizio alla sessione pomeridiana con il comandante del nucleo dei carabinieri della tutela patrimonio culturale di Napoli, il tenente, dico bene? Carmine Elefante. È stato più volte citato il nucleo dei carabinieri di tutela a proposito di questa sinergia richiesta alle istituzioni che nell'azione di tutela, un'azione corretta di tutela può svolgersi soltanto a patto che fra gli enti interessati ci sia una collaborazione, un contatto continuo. Sentiamo un po' il tenente Elefante che cosa ci dice della tutela dei beni culturali a Napoli. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto per la lusinghiera introduzione. E prima di così introdurre la mia breve relazione, corre l'obbligo di portare il saluto ai presenti del generale Pasquale Mugeo, che è il comandante del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, che non ha potuto essere presente qui oggi per concomitanti impegni istituzionali, ma che porge anche lui il suo vivo ringraziamento per l'invito a questa prestigiosa conferenza nazionale. E desidero altresì ringraziare il direttore generale Maurizio Fallace e consentitemelo il professor Mauro Giancaspro per avermi onorato di questo invito e spero di non deludere le aspettative nel mio intervento. Devo dire che considerata la vastità, la complessità del tema che mi è stato affidato, quello della salvaguardia, che è un tema che presenta tantissimi aspetti, tantissimi punti, spunti di riflessione, per contenere il mio intervento entro i termini stabiliti e soprattutto non suscitare, dato anche l'orario, ulteriore sonnolenza nell'auditorio, ho pensato di predisporre un testo al quale mi farò riferimento per l'appunto per cercare di centrare il più possibile l'argomento e chiaramente trasmettendovi quello che è il concetto, l'idea di salvaguardia del patrimonio culturale dal punto di vista di un appartenente a Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, reparto specializzato che si occupa dello specifico settore. A tal proposito ritengo opportuno altresì introdurre brevemente quella che è la nostra organizzazione, i compiti svolti dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, e qui fornisco già una prima notizia positiva, ovvero sia che il nostro paese, l'Italia, è stato indubbiamente all'avanguardia sullo scenario mondiale, perché si è dotata molto prima degli altri paesi, di quelli cosiddetti anche più evoluti di noi, di un organo di polizia specializzato nel settore specifico della tutela del patrimonio culturale. Risale al 1969 l'istituzione del primo nucleo carabinieri tutela patrimonio artistico ed è particolarmente significativa questa data perché precede di un anno la convenzione UNESCO del 1970, nella quale tra le altre cose si raccomandava agli stati membri di dotarsi di servizi di polizia che si occupassero nello specifico della tutela del loro patrimonio culturale, cosa che è stata disattesa per lunghi anni dagli Stati membri, tranne dall'Italia che nel 69 per l'appunto istituì questo primo drappello di carabinieri, insomma visti un po' come dei visionari, ma evidentemente i successi collezionati nel tempo hanno fatto sì da poi trasformare uno sparuto gruppo di carabinieri visionari in quello che oggi è un comando di corpo, un comando articolato a livello nazionale con presidi su tutto il territorio nazionale. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è infatti costituito, da un organo di staff che è l'ufficio comando che si trova a Roma e da un reparto operativo, anch'esso con sede a Roma, che si occupa nello specifico di attività investigative, potremmo dire di più ampio profilo, soprattutto quelle che coinvolgono reati transnazionali. Ed è articolato il comando altresì su 12 nuclei territoriali, il nucleo di Napoli ad esempio è quello che ha competenza sulla regione Campania, i 12 nuclei hanno generalmente competenza regionale o interregionale.
Questi numeri potranno sembrare, come dire, abbastanza riduttivi rispetto a quella che è la vastità del patrimonio culturale di cui disponiamo e soprattutto delle problematiche che affliggono il patrimonio culturale. Ovvero sia, si può pensare che l'esistenza di un nucleo a livello regionale possa essere ben poco. Ma io specifico che il nucleo Carabinieri è indubbiamente l'organo specializzato nel settore della tutela del patrimonio culturale, ma lavora il nucleo sempre e comunque in sinergia con l'arma territoriale, non potrebbe essere altrimenti, e con le altre forze di polizia, di modo tale che l'impegno del nucleo viene moltiplicato in maniera esponenziale grazie appunto a questa sinergia continua che consiste in uno scambio informativo continuo ed in un supporto anche materiale di uomini e mezzi che ha il nucleo con i colleghi dell'arma territoriale. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che oggi è riconosciuto come polo di gravitazione informativa e di analisi a livello nazionale per quanto concerne gli specifici settori criminali e a favore di tutte le forze di polizia, svolge una serie di compiti. Il più importante, direi il compito principe, che come dire sostanzia, concretizza la nostra attività quotidiana, è quella del recupero dei beni culturali. Il recupero non è un concetto come dire, tipico della polizia giudiziaria, si parla solitamente di sequestro. Noi parliamo di recupero proprio perché intendiamo evidenziare come dire, non solo la procedura che attuiamo nel momento in cui rinveniamo un oggetto, ad esempio rubato, e lo sottoponiamo a sequestro, ma anche in qualche modo il momento della restituzione al patrimonio culturale che, come stamattina è stato evidenziato, non è patrimonio del singolo o della singola istituzione, ma è patrimonio collettivo e direi di identità collettiva. Ma il recupero dei beni culturali attiene, come dire, all'attività di contrasto ai fenomeni criminali nello specifico settore, ma a noi piace molto svolgere quelle attività specifiche nel settore della prevenzione. Consideriamo la prevenzione un elemento importantissimo della salvaguardia, tant'è vero che investiamo tantissimo nelle attività di prevenzione, che si manifestano poi in una molteplicità di attività, ad esempio il controllo del mercato dei beni culturali, quindi degli operatori commerciali in sede fissa e mobile, dei siti internet che svolgono attività di e-commerce, quindi di commercio di beni antiquariali e artistici, e svolgiamo una continua attività di monitoraggio e controllo dei siti archeologici, delle aree paesaggistiche e soprattutto controllo sulla sicurezza contro le aggressioni criminali delle istituzioni museali, delle biblioteche e degli archivi. Tutte queste attività preventive, vi assicuro che producono dal nostro punto di vista positivi, tangibili risultati che sono in qualche modo confermati dal fatto che, come dire, il fenomeno criminale, la criminalità di settore, soprattutto nei confronti di istituzioni pubbliche, di istituzioni museali ad esempio, è in continuo calo. Il comando svolge anche attività all'estero, come si fa a non citare ad esempio la nostra partecipazione alla missione antica a Babilonia, che è stata citata stamattina, le problematiche dell'Iraq. Noi abbiamo fornito consulenza specialistica non solo per fronteggiare i fenomeni criminali in Iraq, ma anche e soprattutto per cercare di salvare il salvabile, come si può dire. Insomma, quindi aiutando ad esempio a fare un censimento dei beni del Museo Archeologico di Baghdad e tutta una serie di attività anche di ricerca, di studio, di sviluppo correlate alle problematiche dell'Iraq. Svolgiamo, devo dire con orgoglio, sempre di più seminari a favore di forze di polizia di tutti gli stati del mondo, perché evidentemente si comincia a capire che sulla base dell'esperienza e del know-how maturato dal Comando Tutela Patrimonio Culturale, gli altri paesi possono anche loro dotarsi di analoghi organismi specializzati per fronteggiare i molteplici fenomeni criminali che, vi posso assicurare, esistono non solo in Italia e aggiungerei non solo a Napoli,
ma in tutto il mondo. Si è parlato, mi è piaciuto molto il taglio di questa conferenza perché è un taglio direi tecnologico, stamattina in particolar modo si è parlato molto di tecnologia. Noi ci avvaliamo indubbiamente della tecnologia, la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, di cui ci avvaliamo nella nostra attività quotidiana, infatti è stata in qualche modo istituita già negli anni '80. Ad oggi è uno strumento molto tecnologicamente avanzato ed è un contenitore veramente rilevante di informazioni relative ai beni culturali trafugati in Italia e all'estero. Tanto per citare qualche numero, noi abbiamo 4.800.000 oggetti informatizzati nella nostra banca dati. Sottolineo che questi oggetti sono, diciamo, il numero è relativo agli oggetti descritti. Gli oggetti però per i quali disponiamo anche di immagini sono circa 450.000. La questione delle immagini è fondamentale, ci ritornerò in un secondo momento.